di recuperare, diciamo, questo denaro che è depositato in Svizzera e lì bloccato. Quindi, francamente, come saranno applicate queste prescrizioni è una cosa che ancora non ci è dato da sapere. Per quanto riguarda lo stato dell'Ilva in questo momento, ebbene, io ho qui alla mia destra e alla mia sinistra due autorevoli presidenti di commissione, il presidente Epifani e il presidente Realacci. Andiamo a vedere quello che è stato fatto. Si dice che sono state realizzate tante cose, non se n'è accorto ancora nessuno. Non se ne sono accorti i cittadini, non se ne sono accorti i lavoratori, non se ne sono accorte le associazioni ambientaliste, non se n'è accorto nessuno. Ora io non dirò che il collega Bratti ha detto il falso, ma dico semplicemente che forse ha sbagliato. Grazie, onorevole Zaratti. A titolo personale, il deputato Bonafede, prego. Grazie Presidente. Io, a differenza del collega che mi ha preceduto, dirò che il collega Bratti ha detto il falso. Il collega Bratti diceva che è volgare parlare di isola di impunità. Io gli rispondo che è volgare la bugia che lui dice insieme a tutto il suo partito su questa vicenda. E non c'entra niente, anche subdolo, mettere in mezzo l'unica legge decente che grazie al Movimento 5 Stelle avete portato avanti, cioè quella sui disastri ambientali e sull'abusivamente. Perché lì non c'è scritto che chi sta facendo il risanamento di una zona è immune da qualsiasi responsabilità penale, amministrativa e civile. Non c'è scritto da nessuna parte. Quello che è grave in questa situazione è che ex post qualsiasi responsabilità verrà sanata. Grazie a onorevole Massa, prego. Solo si direbbe per la verità dei fatti. Abbiamo scritto insieme e lo abbiamo votato all'unanimità nella conversione del penultimo decreto, come noi questo Stato intende recuperare dai Riva i soldi per il risanamento ambientale. Abbiamo detto che si faranno i procedimenti per accertare le responsabilità e abbiamo scritto insieme, partendo da un emendamento dell'onorevole Crippa, che qualsiasi somma verrà confiscata in esito a quei procedimenti sarà destinata